Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Settimana scorsa ho pubblicato un video in cui parlavo della prima condanna ad un pilota di droni abusivo, quello che ha volato in Piazza Duomo a Milano 2 anni fa. Lo trovate qui. In questo video parlavo anche in generale della normativa dei droni e della differenza tra SAPR e aeromodello e affermavo quanto segue. Basta che il drone pesi più di 300 grammi e il fatto che abbia la telecamera automaticamente lo fa rientrare negli SAPR, nei droni ad uso professionale. Quello che io ho affermato l'ho preso da qui. È il regolamento dell'ENAC per i mezzi a pilotaggio remoto, come i nostri droni. Il regolamento dell'ENAC è stato stilato nel 2013. Questa è la versione, l'ultima, del 2015, che ha avuto vari emendamenti. La sezione che riguarda gli aeromodelli si trova a pagina 35 e 36. Vi leggo le cose più salienti. Massa operativa al decollo minore di 25 kg. L'attività deve rispettare i seguenti parametri. Deve essere effettuata di giorno e l'aeromodellista deve mantenere il contatto visivo con il proprio drone. Visual line of sight. Le aree in cui si vola devono essere opportunamente selezionate da parte dell'aeromodellista. Si potrà volare fino ad un'altezza massima di 70 metri e una distanza massima da noi, un raggio intorno a noi di 200 metri, sempre mantenendo il contatto visivo col proprio drone. Fondamentale, bisogna volare in aree non popolate, lontano dagli edifici, ad almeno 5 km dagli aeroporti, al di fuori delle aree ATZ, al di fuori dei CTR, al di fuori delle aree regolamentate in cui c'è la no-fly zone, la non possibilità di volo. Può essere decisa anche dalle amministrazioni locali. Andiamo al punto saliente. Perché ho detto che un drone dotato di telecamera ricade negli SAPR e non può essere un aeromodello? Perché a pagina 36 è riportato al punto 7 la seguente frase. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l'uso in operazioni specializzate. La telecamera è un dispositivo che configura l'utilizzo di uso in operazioni specializzate. È la lingua italiana. Tant'è vero che il dubbio non l'ho avuto solo io. Ma già quando è uscito nel 2015 il regolamento, in tanti hanno sollevato la questione. I droni che hanno una telecamera allora non possono essere aeromodelli? Grazie ai vostri commenti mi sono documentato e ho trovato un articolo già risalente al 2015. Ve lo lascio in descrizione comunque. Eccolo qui. I primi a segnalare l'ambiguità di questa frase sono stati quelli di Quadricottero News. Loro riportano: siamo stati i primi a segnalare un possibile problema interpretativo inserito nella nuova versione del regolamento dell'ENAC. Poco dopo il nostro articolo si sono susseguite varie interpretazioni e richieste di chiarimento. A questo punto un rappresentante dell'ENAC, l'ingegner Cardi, ha chiarito che se l'uso di un drone è professionale rientra nella categoria dell'SAPR. Se lo utilizziamo per lavoro, se lo utilizziamo per girare un video e rivenderlo. Se invece l'uso è privato, rientra nel concetto di aeromodello e ha una normativa a parte. Chiarisce questo famoso punto 7. L'ENAC non intende certo limitare le riprese ad uso personale, quindi niente impedisce di usare droni con videocamere, come quelli della DJI, e non solo. L'ingegner Cardi ha anche affrontato la questione del GPS, dei sistemi di volo automatici tipo i Follow Me, ormai inseriti di default su tutti i droni. L'ENAC è consapevole che sui moderni droni giocattolo sono presenti tecnologie che i vecchi aeromodelli non avevano, ma in ogni caso, se l'uso è ludico e personale, non ci sono problemi di alcun tipo. Doveroso, gli aeromodelli possono essere utilizzati solamente in campi di volo o in zone non popolate opportunamente selezionate. Ho trovato molti altri articoli, anche molto più recenti, addirittura del 2018, in cui invece viene affermato il contrario. Si continua a restare sul discorso dispositivi di volo. Si parla dell'RTH come volo automatico e si parla di telecamera come dispositivo che può riportare a un uso di un SAPR. Fughiamo ogni dubbio. Se andate sul sito dell'ENAC c'è una sezione, una FAQ, in cui ci sono domande e risposte. Anche questo link ve lo lascio in descrizione. È una FAQ che è stata creata apposta dall'ENAC proprio per andare incontro al nuovo mercato dei droni che si è sviluppato e delle domande degli aeromodellisti e degli SAPR. Una domanda risolve ogni dubbio. Con gli
creo modelli. Si possono fare riprese video personali rispettando la privacy e la sicurezza? La risposta è questa. Al pari della videocamera amatoriale utilizzata per i nostri viaggi turistici e per filmare i nostri ricordi, si possono effettuare video amatoriali purché nel rispetto delle condizioni di volo, che se il nostro drone è la telecamera e noi la usiamo comunque per un uso privato, stando attenti al discorso privacy, noi comunque possiamo considerarci degli aeromodellisti e non degli SAPR. Altra domanda interessantissima che va ancora ad avvalorare quello che vi ho detto, è anche una curiosità che tanti di voi avranno, queste immagini, cioè le immagini che noi prendiamo con il nostro drone, le fotografie, queste immagini possono essere postate sui nostri social? La risposta è sì, purché si siano rispettate le regole di volo. Altra domanda interessante è, possiamo filmare un matrimonio? È proprio così riportata la domanda. No, per quanto riguarda gli aeromodellisti non possiamo volare in zone popolate. Andiamo a vedere assieme altre domande importanti sugli aeromodelli e sugli aeromodellisti. Se sei un aeromodellista, ti serve il patentino? La risposta è no. In realtà il termine tecnico è attestato di volo, non serve qualora noi utilizziamo il nostro drone sotto i 25 kg per uso ludico. Mi serve l'assicurazione? Se sono un aeromodellista, non ho l'obbligo di avere un'assicurazione, anche se non è obbligatorio, è consigliabile farla per mettersi a riparo da eventuali problemi che possono insorgere in caso il nostro drone finisca addosso a cose o persone in maniera accidentale. Questa è interessantissima. Posso volare in FPV con il mio drone? Noi possiamo volare in FPV purché manteniamo l'altezza di 70 metri, la distanza di 200 metri, voliamo nelle zone in cui è possibile volare, quindi zone non popolate, e manteniamo controllo visivo con il nostro drone. Come aeromodellista posso volare in città? Ovviamente no, abbiamo detto prima che possiamo volare solamente in zone non popolate, lontano dagli edifici e via dicendo. Vi lascio qui il mio video sull'applicazione che io trovo comodissima, AirMap, che ci permette di sapere dove possiamo volare in tranquillità col nostro drone. Ci tenevo tanto a fare questa rettifica, ho voluto documentarmi prima in questi due giorni per darvi davvero questa volta l'informazione più corretta possibile. Ringrazio tantissimo ancora una volta quelli che nei commenti mi hanno dato questo spunto. Siamo una comunità e mi fa davvero piacere che c'è questo tipo di confronto dopo ogni mio video. Lasciate un like al video, seguitemi e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!